E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert che sono qui oggi, tornato come mi avete richiesto sugli investimenti da fare per gli incontri principali. Raga, scusate se non lo porto solo oggi, purtroppo però avevo un esame ieri che tra l'altro ho passato con 18, perché 18 è il voto che bisogna prendere. Raga, puntate sempre solo alla sufficienza. Comunque, lol. Tralasciando gli scherzi, raga, partiamo subito. Prima di partire però vi ricordo che se volete altri episodi sullo sniping, sulla compravendita e comunque di questo genere qua, arriviamo a 75 likes entro stasera e nulla raga, possiamo partire. Oggi raga parto quasi e dico quasi solamente con i match importanti perché purtroppo di match marci non ce ne sono tanti, comunque quelli che vi dirò sono. Allora, partiamo dal presupposto che mi sto incasinando un po' con tutti questi fili. Comunque, allora raga, il primo match importante di questa settimana qua è Tottenham contro Arsenal. Infatti, potete provare a puntare a prendere dei giocatori dell'Arsenal sniperandoli tranquillamente. Potete puntare, sicuramente se nel caso in cui uscisse dovrebbe avere valutazione. Quindi puntate a prendere giocatori inglesi di valutazione alta. Stessa cosa per il Tottenham. Raga, il secondo match è Valencia-Levante, che è tipo di questa è una partita di Liga. Perché poi il Valencia potrebbe uscire in due versioni. O contro il Levante in coppa perché deve essere una partita importante, non so bene, forse un derby, non lo so. Comunque, qua stessa cosa, giocatori spagnoli, robe del genere, stessa cosa, giocatori di valutazione alta e soprattutto spagnoli. Potete provare a prendere anche dei bronzini, però è a vostro rischio e pericolo. Però, raga, il big match importante è giovedì, infatti ci sarà Valencia-Barcellona, che dovrebbe essere il ritorno della Coppa del Re. Adesso purtroppo non so bene la situazione quale sia, però mi sembra di aver letto quello. Comunque, raga, se ho l'andata o il ritorno, comunque penso sia la Coppa del Re. Poi magari mi sbaglio. Se mi sono sbagliato, correggetemi nei commenti. Raga, invece passiamo subito in Italia. Infatti, abbiamo due possibili big match che potrebbero uscire. Il primo è Napoli-Lazio. Infatti, è un big match perché la Lazio ormai è considerata un big team, infatti lo è perché esprime veramente un ottimo calcio. Il Napoli si sa già da anni che è un top club e potrebbe uscire perché è un ottimo match, e penso possa uscire. In alternativa ci sarebbe Fiorentina-Juventus, che ha un altro big match, anche se la Fiorentina negli ultimi anni si è calata un po', soprattutto quest'anno che ha avuto un netto calo. Però raga, non si sa mai, perché potrebbe uscire, ad esempio quella volta là era uscita Milan-Atalanta anziché un altro big match della Serie A. Quindi voi provate a investire su entrambi. Gli ultimi due big match importanti sono Saint-Étienne-Marsiglia, che è un big match, da quello che ho capito, molto sentito in Francia, anche perché da quel che so, il Saint-Étienne e il Marsiglia dovrebbero essere le due squadre che detengono più campionati in Francia. Che sinceramente non sapevo, credo fossero Lione o non lo so. Marsiglia sì, però Saint-Étienne no, mi fa strano. Comunque, penso sia vero, se sbaglio invece correggetemi. Marsiglia qua, stessa cosa, dovete comprare giocatori francesi soprattutto, magari valutazione alta perché è un big match, quindi potrebbe uscire. Dovrebbero essere già un po' alzati, mi sa. No, si comprano tranquillamente. Ragazzuoli, un altro big match che potrebbe uscire è Bayern Schalke, ma questo qua ci troviamo invece in Bundesliga. Bayern che ormai è quasi, io dico quasi già campione, un po' come il City, ma ultimamente è sempre così per il Bayern, anche se era partito male, però qua tra l'altro non trovo Bundesliga. Ok. Bayern che non dovrebbero avere dei prezzi altissimi, però allora, controlliamo subito. Sì, sono abbordabilissimi. Qua stessa cosa, tedeschi, valutazione più alta possibile, quindi oro e robe del genere. Potete provare anche a prendere dei bronzini se li trovate a poco, però a vostro rischio e pericolo. Raga, passiamo alla parte più importante, ovvero i match marci di questa settimana qua. Il primo che vi porto è Aston Villa Birmingham. Infatti, sinceramente non so nemmeno dove sia l'Aston Villa. Sì, ok, è nella Serie B inglese. Aston Villa Birmingham, che deve essere
il derby di Birmingham. Infatti, ah, guardate qua i prezzi che sono già saliti. Sti infamoni. Li hanno fatti già alzare. Comunque ho provato a sniperarli perché potrebbe essere anche un ottimo filtro per fare big, big, big crediti. Stessa cosa per il Birmingham, penso. Controlliamo subito. No, qua si trovano anche a meno. Comunque potete provare tranquillamente. Il secondo big match che vi porto è Kawasaki Cerezo, che deve essere tipo una finale di qualche coppa giapponese. Vediamo un attimo i prezzi si sono già alzati o no. Allora, Kawasaki tra l'altro. Ah, ok, questa è una. Cerezo Osaka. Ma i prezzi dovrebbero essere ancora bassissimi. Sì, sono tranquillamente bassi. E l'altra deve essere Kawasaki. E ok, questa. Questa dovrebbe essere la finale di una coppa giapponese, quindi potrebbe uscire. Invece abbiamo Gimnasia Estudiantes, che deve essere un derby, se non sbaglio. Penso siano nel campionato argentino, ma non sono sicuro. Sinceramente non so. Ah sì, ok, vedete Gimnasia e questa. Ah, vedete i prezzi sono già alzati. Quindi mi sa che è tipo già fissata. Potrebbe essere un filtro per la compravendita questo qua. E raga, i prezzi sono già saliti alle stelle, alle stelle. Quindi si può utilizzare questo qua come filtro di compravendita. E Studiantes invece. Ah no, sono già più bassi. Raga, l'ultimo big match è Cracovia Wrocław. Non so come si pronunci, comunque. Allora, fa parte del campionato polacco, che non trovo. Che deve essere una partita molto sentita del campionato polacco, che non trovo, raga. Oh. Niente, raga, non lo trovo. Comunque. Ok, è qua. Non so se sia Wisla Cracovia. Sì, ok, è questo. Qua prezzi sono bassi, quindi ci sta a investire. E l'altra è il Wroclaw. Wroclaw, forse è questo. Sì, direi che è questo. Ah no, forse è questo Cracovia. Sì, deve essere questo, raga. Controllate poi su qualche sito, dovrebbe essere questo qua. E il Croclav deve essere questo. Ok, raga. Investite su questi giocatori qua. Fatemi sapere, entrate nel gruppo Telegram perché poi consulteremo insieme come sono andate le previsioni. Raga, lasciate un bel like e ci becchiamo al prossimo video.